giusto per provare la nuova persona di Sumire, vediamo un attimo le statistiche. Forza 77, magia 67, resistenza 53, agilità, giustamente, fortuna. Il che non è male, perché anche Sumire in realtà è più una persona attaccante fisica. E lama danzante è un'alta percentuale di critico. Il fatto è che 64 di fortuna non è così tanto. Però più avanti vedrete. Velo di mezzanotte aumenta la chance di un alleato di che non venga atterrato da un attacco. Ci sta. Anche Akechi in realtà è molto più sulla forza che sulla magia, ma perlomeno le sue statistiche sono abbastanza equilibrate. Andiamo, io, Ryuji, Akechi e Sumire. Sala di monitoraggio. Ah, giusto, visto che oggi sei qui, Yusuke, duplicami una carta, per favore, e ti insegno dove sei. Danza di ali, eccola qua. Così, anche se la usiamo, Yusuke la potrà ricreare quante volte vogliamo. Perfetto. Oh, grande Yusuke. Perché danza di ali è una di quelle mosse difficili da fare apprendere ad altre persone, e avere la carta ti semplifica la vita in una maniera incredibile. Uguale assorbi elettricità, difficile da spostare da una persona all'altra, con la carta ci semplifichiamo il tutto. Andiamo a scoprire se ora il passaggio è aperto. Oh, ma guarda, non ci sono nemici a questo giro. Guardate, il passaggio è aperto. Guardate, i cavi sono spariti. È una fortuna che abbiamo provato la console, trovatene memento. Ora possiamo continuare. Muoviamoci. Ok, andiamo, senpai. Guarda poi lei com'è vestita uguale a noi, c'è la persona evoluta che è pressappoco uguale a noi. È una fangirl, insomma. È la nostra fangirl. Oh, scusatemi. Vediamo che nemici ci sono in quest'area. Oh, la porta rossa, ottimo. Ehi là, salve. Ho avvertito un seme della bramosia. Bravo Morgatto. Miaugan. Allora, tu resisti agli attacchi fisici, tu no? Perfetto. Messaia Picaro, tuono prorompente. Diamo una staffetta a Ryuji. Ryuji, colpisci. E infine, anche tu. Vediamo quanto danno fai con un bel attacco critico, signorina. Lama danzante. 2008. Voto A+, brava Futaba. Ok, possiamo ancora migliorare. Abbiamo margine di miglioramento. Allora, qua ci sono un bel po' di porte e di qua invece si continua. Aspetta, Joker. Ah, quella porta ha un blocco di sicurezza assurdo e non c'è nessuno scanner. Dobbiamo dare un'occhiata da vicino. Eccoci qua. Blocco di sicurezza attivo. Rispondere alla seguente domanda di autentificazione. Cosa ha sacrificato Takuro Maruki in cambio del potere di riscrivere le cognizioni? Ah, ha parlato! Ma non è questo il problema. Che diavolo intende? Il Doc ha perso qualcosa. È un enigma. È una domanda di sicurezza, come quando ripristini una password. La risposta la sa solo una persona. È così che si finiscono per usare le informazioni personali come le chiavi. Capisco, quindi ci servono informazioni sulla vita di Maruki. Beh, è il suo palazzo. Scommetto che cercando con cura troveremo degli indizi per rispondere. Ok, se il piano è questo, andiamo a caccia di indizi. Bravo Ryuji, così ti voglio. Allora, in questa porta magari troveremo qualcosa? Forse no, ma c'è un tesoro là dentro. E cosa nasconde questo forziere? Vediamolo subito. Oh, Akechi! Bella roba hai trovato. Interessante. Pane dell'anima. Ne abbiamo talmente tanti. Mi ricordo quando trovavamo la roba con Akechi nel palazzo di Sai. Oh, che bellezza questo oggetto. Adesso invece fa l'indifferente. Preferisco Akechi così piuttosto che come era prima. Scusatemi, sono un attimo impappinato perché è arrivata l'ombra. Oh, un oliarco. Vai Futaba, uccidi. Benissimo, assaltiamolo allora.
mi aspettavo molto di più. A cosa sei debole tu? Alla luce? Frecce splendenti! Extreme Window! Futaba. Vorrei tanto cambiare i vestiti un po' al gruppo, ma così sarebbe giusto per farlo. Proviamo allora da questo lato e vediamo se delle altre porte ci nascondono qualcosa. Ci sono un sacco di posti con un sacco di porte, ma nessuna che mi porti effettivamente dove devo. In realtà non è vero, guarda qua cosa abbiamo appena trovato. Questa conduttura ci porta esattamente dove volevo. Scusami allora se ti ho insultato prima. Pam pam. Nando, cos'è questa stanza? Tutto il palazzo è piuttosto bizzarro, ma questa stanza ha qualcosa di ancora più strano. Una televisione a tubo catodico. Questo sì che è old school. Guardate, ha persino un videoregistratore integrato. Avevo una televisione uguale, non proprio quella forma, ma anche io avevo il videoregistratore nella TV. Forse prima dobbiamo guardare un po' di TV? Ne dubito fortemente. A dire il vero, potrebbe anche avere ragione. C'è un nastro vicino al registratore. Beh, pare che sia rimasta, che non sia rimasta altra scelta che guardare la videocassetta, non trovate? Logicamente potrebbe anche trattarsi di una trappola. Facciamo un tentativo, non si sa mai. Non succede niente. Fa dei rumori strani. E se fosse rotto? Forse dobbiamo dargli un bel pugno. Meglio di no. Oh, è partito. In guardia, ragazzi. In guardia. Facciamo attenzione, no? Che in guardia. Oggi come ti senti, Rumi? Scusa se sono venuto a mani vuote. Sono stato molto occupato con la mia ricerca e non ho avuto molto tempo per cercare un lavoro part-time. Già, ma la prossima volta ti porterò dei fiori. Ricordi quel campo fiorito dove andavamo sempre ai tempi del liceo? Ti piaceva tanto, vero? Oh, forse vuoi che ti porti qualche snack? Anche da giovane Maruki era fissato con gli snack, porca troia. Doveva diventare uno sponsor. Preferisci qualcosa di dolce o di salato? Ti piacciono entrambi, lo so. A dire il vero, ho delle novità. Per prima cosa, ho finito il mio saggio. L'altra è... hanno catturato il colpevole. La polizia l'ha preso in custodia. Non dovrai più preoccuparti. Certo, non significa che sia tutto finito, ma pare che le cose stiano andando per il verso giusto. La scienza psicognitiva studia come l'anima e il cuore delle persone determina la percezione. Ciascuno di noi interpreta il mondo in modo diverso, in base alla propria cognizione. In sostanza, se si potesse accedere al mondo cognitivo di una persona, si potrebbe addirittura alterare il modo in cui quella persona vede la realtà, in tanti modi diversi. È di questo che parla il mio saggio. Ma guardami, come al solito mi lascio trascinare da questi discorsi. A ogni modo, ho conosciuto una persona convinta che la mia ricerca possa dare dei frutti. Se tutto andrà come da programma, potremo addirittura finanziare il mio lavoro. A quel punto sarei il primo psiscienziato professionista al mondo. Il mio obiettivo è mettere in pratica la mia ricerca e trovare il modo per fermare il crimine. Molti criminali in questo mondo si illudono al punto tale da vedere la realtà in maniera distorta. Se potessi cambiare la loro cognizione, non concepirebbero più alcun pensiero criminale. E se davvero ci riuscissi, quel che è successo a te non accadrà più a nessuno. Voglio salvarti. No, non solo te. Voglio salvare il mondo intero grazie alla scienza psicognitiva. Beh, almeno so che la tua famiglia lo apprezzerebbe. Takuto. Rumi, sono io. Tutto ok? Riesci a parlare? Takuto, la mia famiglia. La mia famiglia. Papà, mamma. No, vi prego, non mi lasciate. Non volevo urlare veramente, scusatemi. Rumi, va tutto bene, sta calma. Ridatemi la mia mamma e il mio papà. Tu vuoi... queste emicranie, dannazione. Non temere, ho chiamato aiuto.
Credo che si sia trattato di una crisi post-traumatica. Deve essere riemerso qualche ricordo dell'incidente a seguito di qualche stimolo visivo o verbale. Stimoli verbali. Mi dispiace, Rumi. È tutta colpa mia. Dentro di me, lo sapevo, potrei porre fine a tutti i crimini di questo mondo, ma questo non ti ridarebbe la tua famiglia. Ciò di cui hai bisogno è essere liberata da quell'orribile tragedia. Ma come potrei fare? Cercami. Cosa è stato? Takuto, ti prego, fallo smettere. Voglio dimenticare. Dimenticare. Vorrei poter fare qualcosa per... Oh, un momento. Alterando la cognizione di un soggetto, risvegliando il suo cuore, potrei eliminare i traumi. Devi trovarmi. Quindi, in base a questa logica, tutto quel dolore, il trauma di Rumi e quelli di chiunque altro possono essere cancellati. Cercami, sono colui che rende manifesto il pensiero stesso. Darò voce alla tua ira blasfema attraverso la realtà, così che insieme potremo cambiare il mondo. Avanti, invocami! Sì, d'accordo. Non mi importa chi sei. Donami il tuo potere. Ti prego, aiutami a salvare la vita di Rumi. Brividi. Cos'è stato? Rumi, stai bene? Chi sei tu? Rumi, sono io! Mi dispiace davvero, ma non so chi sei. Rumi, che intendi dire? Sono appena stata operata. Ho sempre avuto problemi di salute, fin dalla nascita. Ho perso i genitori da piccola, quindi ora vivo in campagna con i miei nonni. Da piccola? Non può essere. Sono io, Rumi. Non ti ricordi di me? Mi spiace tanto, ma non so di cosa stai parlando. Comunque, presto mi dimetteranno, dopo l'ultimo intervento. Non vedo l'ora di tornare dai miei nonni. Finalmente vedranno come sono guarita. Questo... Davvero, i suoi ricordi sono stati alterati. Un momento. Quella voce era davvero... Tutto bene? È assurdo. Com'è possibile che... Oh, ecco. Non è niente. Sono solo contento che stai meglio ora. Non ricorda nulla dell'incidente. Quindi per Rumi... Comunque, cosa ci fai nella mia stanza? Come sai il mio nome? Oh, beh, io... Ti chiedo scusa, ti ho scambiato per qualcun altro. Un'altra persona? Sì, la mia... Anche la mia fidanzata si chiama Rumi. Davvero? Che bella cosa! Già. Ah? Ho proprio fatto un bel pasticcio sbagliando stanza. Scusa se ti ho disturbato. So che potrebbe sembrarti strano da parte mia, ma... Se avrai voglia di vedermi di nuovo... Grazie per l'offerta, ma... Mi spiace, non sarà possibile. Nei prossimi tempi sarò molto occupato, non credo che potremo vederci ancora. Davvero? E la tua fidanzata? Lei è morta. È per questo motivo che non verrò più. Mi dispiace tanto. Il fatto che non abbiano mostrato più l'immagine sul lato, secondo me è un indicativo che non è più un personaggio importante. È appena morta per lui, però magari sbaglio io. Spero che tu guarisca presto. E sono sicuro che chi ti vuole bene spera la stessa cosa. Ok, va bene. Piccolino Maruki. Quello era il dottor Maruki, vero? Sì, credo proprio di sì. In base a quel che abbiamo appena visto, possiamo dedurre che quel nastro ci fosse uno dei ricordi di Maruki. Le parole di quella donna verso la fine è proprio come è successo a me. Dunque lui ha modificato la sua cognizione. A giudicare da quel che diceva nel filmato, deve essere successo quando la sua abilità si è risvegliata. La cosa incredibile è che Maruki ha veramente un potere forse più grande di noi, perché la sua persona riesce veramente a distorcere la realtà fin dall'inizio, non dai memento e tutto il resto. O a meno che la sua persona non si sia infiltrata già al tempo nel memento e sia andata da Rumi e l'abbia cambiata, ma sono tutte supposizioni. È possibile che fosse proprio il dottor Maruki a volerci mostrare questo ricordo?
No, non credo. Potrebbe semplicemente trattarsi di un vecchio ricordo che ha cercato di seppellire nel suo subconscio. A ogni modo, non si tratta affatto di un ricordo qualsiasi, ma di un momento fondamentale per Maruki. Nel bene e nel male, pare che sia stato questo l'episodio a spingere Maruki verso il suo proposito. Hai ragione. E abbiamo appena trovato l'indizio che ci serviva. Usciamo da questa porta e andiamo a metterlo nella porta di sicurezza. Prima però vediamo cos'altro nascondono queste porte. Questa è chiusa, questa è aperta e nasconde una scala. Una scala che ci ha portato un altro forziere e ha un'altra ventola di ventilazione. Ottimo. Probabilmente secondo me ci porterà a quella porta che era chiusa adesso. Ah, ma guarda quanti cavi. Oh, un altro forziere, questa volta bello brillante. Oh, abbiamo trovato il seme della bramosia, ottimo. E di nuovo Akechi qui a guardare. In realtà, ti dirò, infini sciabola. Io ti dirò, sono contento di avere Akechi nella squadra. Uno può dire lo odia e tutto il resto, ma a me piace Akechi come personaggio. E veramente è un ottimo personaggio. Disperazione debole, carino. Eccolo qui. Clink, clink. Ed ecco qui il seme della bramosia rosso. Il primo seme di tre. Che in realtà, tra l'altro, l'oggetto finale di Maruki è inquietante, dice Sumire. È vero. L'oggetto finale di Maruki in realtà è anche buono e si chiama Anello della Tristezza una volta che lo portiamo a Yose a far modificare e ci dà Tentacolo Guida, rega il sigillo di un disgraziato. Ora, volendo, questo oggetto è molto potente. Il problema cos'è? Che come ho già detto più di una volta, la nostra build è quasi completamente basata su quell'oggetto, quello che ci protegge dalla luce e dalla maledizione. Perché come potete vedere, molte delle nostre persone non hanno la difesa alla luce o alla maledizione. Raul, ad esempio, è debole e invece anche Orfeo Piccolo è debole alla maledizione. Se stessimo un attimo attenti, potremmo, in teoria, schivare tutti i colpi con la nostra fortuna e la nostra, come si può dire, evasione aumentata grazie alle nostre statistiche. Ma sinceramente, chi vuole rischiarsela? Vediamo questa porta invece dove ci porta. Ha un'altra stanza chiusa, però con un nemico. Proviamo l'attacco che vi ho appena mostrato, quello dell'anello della tristezza. Tentacolo Guida è un ottimo attacco, tra virgolette, perché cosa fa? Atterra tutti i nemici, ergo fa la stessa cosa che fare un attacco critico o un tecnico. Fa poco danno, ovviamente, e è buono per recuperare persone che magari non hai. Ma in tutta onestà è più buono per fare colpi tecnici o comunque avere una buona staffetta. Visto che sono anche a terra, spettacolo fantasma. Dormiamo tutti. Fate tutti la guardia, per favore, vorrei provare a fare una cosa. Madonna, questi sono... Secondo me la battaglia contro i due personaggi DLC era molto scriptata. Vediamo, con legge universale abbiamo il 50%, ma se usassimo invece attacco psichico per vedere quanto danno facciamo, abbiamo il 40% per tutte le alterazioni qua, 9000 a colpo. Non è tanto, ma non è neanche poco. È un'ottima quantità di danno. Ma come ho detto, molte delle mie build girano tutte intorno a questo oggetto che mi protegge dalla luce e dalla maledizione. Ergo, sono due statistiche che non devo più calcolare. E ora che abbiamo la risposta per questa porta, blocco di sicurezza attivo, rispondere alla seguente domanda per l'autentificazione: cosa ha sacrificato Takuro Maruki in cambio del potere di riscrivere le cognizioni? Grazie a quel video so la risposta. Dovresti saperla anche tu, giusto? A te l'onore. La sua ragazza. Cliccate. Bravo, hai risposto bene. Autentificazione completata, blocco disattivato. Vai, ce l'abbiamo fatta. Ottimo, allora proseguiamo. Ah, scusami. Ah, è bloccato. Ottimo, allora proseguiamo a piedi. Cosa?
Cos'è questo posto? Ah, abbiamo la mappa. Sembra che questa sia la mappa del palazzo. È dettagliata, pare che abbiamo ancora molta strada da fare. Abbiamo molta strada da fare. Laboratorio di scienza psicognitiva di Maruki. Il palazzo è un laboratorio. Davvero non l'avevi ancora capito? E intanto sta sorridendo sotto quella maschera. Considerando il passato di Maruki e l'aspetto del palazzo, non era difficile da dedurre. Chiudi il becco, è un posto così assurdo che non aveva senso pensarci. Se, mi capisci, vero Phoenix? Parla per te. L'avevo capito io. Davvero. L'aspetto di un palazzo dipende da ciò che il suo signore pensa di questo, di qualcuno o di qualcosa. Nel caso di Takuro Maruki, deve considerare lo stadio come un laboratorio. Sì, quella parte mi è chiara, ma di tutti i posti possibili, perché lo stadio? Oh, mi ricordo una cosa che ho sentito tempo fa. Prima dello stadio era prevista una costruzione di un laboratorio di ricerca. Avrà qualcosa a che fare con questa storia? È possibile, ma per ora dovremmo concentrarci sui progressi del palazzo, non sulle domande. È vero, allora proseguiamo. Pam, 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 pam. Ci sono molti spazi aperti qui. Guardate, dall'altra parte c'è una porta. Diamo un'occhiata. Ora non vi sembra una struttura di ricerca, tipo? Più andiamo avanti, più vediamo un palazzo per quello che è davvero. Continuiamo l'infiltrazione. Questa zona così aperta sembra strana, effettivamente. Però abbiamo trovato, dove sei, una stanza di salvataggio. D'accordo, perché questo luogo sia sicuro. Ottimo, e allora torniamo un attimo all'ingresso. Ho appena involontariamente creato una nuova persona che userò più avanti. Sì. Che tra l'altro, vedendo questa versione che era quella che avevo prima e questa versione, in realtà la versione che avevo già qui non era male, anzi, era un'ottima persona magica. Ma sinceramente, vedendola con la spada così, io me la immagino una che mena bella forte. Sono contento. E ora la sacrifichiamo per potenziare Izanagi no Okami Picaro. E ora che Izanagi è stato potenziato di poco, possiamo proseguire. Allora, di qua posso passare, ma dall'entrata principale, secondo me, no, ovviamente. E allora, entriamo da qui. Strano, avrei pensato che qualcuno mi avrebbe cercato di fermare. Certo che la sicurezza in questi laboratori non è così avanzata. E tra l'altro mi ricordo già dove porta questa scala. Perché, appunto, questo è stato l'ultimo palazzo, ovviamente, che abbiamo visitato. Ed è stata l'ultima cosa che ho visitato e che ho visto e che mi ricordo prima... Scusate il singhiozzo. Prima che iniziassi a registrare questa serie, quindi il ricordo di questo palazzo è ancora abbastanza vivido. Ecco qua, proseguiamo sulla scala. Eccoci qua. Ci porta a questo piano con altre tre scale e, santo cielo, capire dove ti portano alcune di quelle scale e dici che cazzo di giro devo fare. Aspetta un secondo, Joker. Quella stanza emette un segnale unico rispetto alle altre. Potrebbe essere una di quelle stanze dei video. Che ne dite di dare un'occhiata? Potrebbe contenere degli indizi. Sembra che non si possa aprire da questo lato, quindi dobbiamo seguire una strada lunga. Sono d'accordo con Oracle. Magari non è la via più diretta per il tesoro, ma è già qualcosa. Per andare avanti il nostro obiettivo è quella stanza. Bravi che l'avete già capito. Per andare in quella stanza dobbiamo arrivare da questa scala. Per arrivare da questa scala dobbiamo arrivare in un'altra scala. Che giro di scale. Allora, io inizierei ad entrare nelle prime porte che troviamo libere. E a prendere tutto quello che possiamo prendere. Ad esempio questo Jerry rilassante. Che tra l'altro, tutta sta quantità di oggetti... Allora, se sei un bravo giocatore e ti ritrovi con tutti questi oggetti a fine gioco, molti di questi oggetti alla fine finisce che... manco li usi. Ma non per cattiveria, ma per il semplice fatto che ne hai talmente tanti, o comunque le tue persone fanno quello che fanno quegli oggetti, che alla fine non ci pensi neanche ad usarli. ...1800, facciamo un passaggio, direi a Ryuji. Vai Ryuji, spaccalo. Pure critico. William. 3007, bravo bravo Scully. Sono contento perché, allora,
La prima volta che giochi questo gioco, veramente lo fai, non lo so, con la concezione di prima volta, quindi non conosci meccaniche, non conosci, non lo so, io, allora, io lo ammetto, fino alla fine del gioco, fino a questo palazzo, non avevo capito come funzionasse l'instakill di Ryuji. Io pensavo che dovessi andare contro il nemico e schiacciare X, ma pensavo che fosse una roba che non funzionasse sempre. Invece poi ho scoperto che bastava solo corrergli addosso ai nemici per ucciderli. Non serviva che schiacciassi la X, perché molte volte succedeva che schiacciando la X hai trovato un seme della bramosia, lo immaginavo. Cosa succedeva schiacciando X? Invece di fare l'instakill, ti faceva che cosa? Ti faceva l'assalto, quindi la maschera. Quindi io pensavo, allora non funziona. E invece no, ero io che sbagliavo. Pam, pam, pam. Quanti fogli per terra? Siete un po' disordinati qua dentro, eh? Cattivi ragazzi, cattivi scienziati. Che tra l'altro, aspetta. Oh, altra porta di sicurezza. Un'altra di quelle porte, ho un dannato senso di déjà vu. Cosa vuoi fare? Per ora potremmo dare un'occhiata, giusto? Io ti direi invece andiamo direttamente a cercare la stanza del video. Ed ecco qui la nostra scala, che ci ha portato finalmente alla nostra porticella, se riesco a passare. Ecco fatto. Guardiamo il prossimo video? Un altro video come quello che abbiamo visto prima. L'idea di scavare nel passato di qualcuno non mi fa impazzire, ma non abbiamo scelta. Se l'unico modo per andare avanti è guardare, non possiamo fare altrimenti. Allora proseguiamo. Dannazione, mi incazzo solo per sentire parlare. Ci avevi lavorato così tanto, che razza di problemi avranno incontrato? Ho cercato di negoziare di persona con professori e investitori, ma non hanno voluto ascoltarmi. In mancanza di prove concrete, ricerche e fondi per la scienza psicognitiva verranno sospesi. Mi hanno detto semplicemente di metterci una pietra sopra. Ma perché proprio ora? La prima volta che hanno visto il progetto erano uno più entusiasta dell'altra. È il laboratorio di ricerca di Obaida. Non hanno intenzione di continuare. Già. Maledizione, al diavolo le loro prove concrete. Come dovremmo fare a ottenere dei risultati se prima non possiamo svolgere la ricerca? Le vittime di trauma smetterebbero di soffrire se potessimo modificare le loro cognizioni. Chissà quante persone potrebbero essere salvate. I vantaggi sono più che evidenti, non lo capiscono. Quindi, pensi davvero che la mancanza dei risultati sia il motivo che li ha spinti a chiudere tutto? Non ha il minimo senso per me. Se penso a tutto il tempo e ai soldi spesi, l'interruzione così improvvisa delle mie ricerche. Anche se questo fosse il risultato di una qualche cospirazione, cosa potrei farci? Non ho alcuna prova. Alla fine è stata colpa di Shiro. Punto, mettiamoci questo puntino sulla I. Capisco. Dunque, ora cosa farai? Gli sponsor si sono tirati indietro. Dubito che l'università ti lascerà usare ancora i suoi laboratori. Ho chiuso con quell'università. Non hanno più nulla da offrirmi. Cercherò lavoro altrove. E intanto continuerò a sviluppare la mia ricerca. Alla fine riuscirò a dimostrare l'esistenza del mondo cognitivo. E allora nessuno potrà lamentarsi. Via sta birra, ora è mia. Poveraccio. Rumi, giuro che ce la farò. Ora ne ho il potere. Mi è costato la mia vita con te. Salverò tutti dal proprio dolore. Non mi importa quanto tempo ci vorrà. So solo che succederà. Mi scusi signore, ma la dobbiamo far andare via che ha bevuto troppo. Quello era un altro dei ricordi del dottor Maruki. Sì, credo proprio di sì. Però sembrava un ricordo molto più recente del primo che abbiamo visto. La sua ricerca è stata sospesa. Dunque, dopo l'incidente con la sua ragazza, ha voluto usare la scienza psicognitiva a scopi curativi. Tuttavia la sua ricerca è stata interrotta, così come la sua carriera. Gli restava solo la volontà di dimostrare la bontà della ricerca e usarla per salvare le persone. Il messaggio dei filmati che abbiamo trovato sembra essere questo. Già. Forse era il suo sogno, usare la ricerca per salvare la gente. Beh, allora che dite? Molliamo tutto e torniamo a casa? Non è un'opzione. Già, è così. Piuttosto, credo che ci toccherà metterci tutto l'impegno possibile. Bene, direi che siamo tutti d'accordo. Esatto. Si prosegue allora. Prima però di proseguire, allora, sblocchiamo la porta per eventuale sicurezza.
e usciamo dalla porta da cui siamo entrati per salire su questa scala, perché questa scala ci porterà, adesso vedrete, a quest'altra stanza che, come potete vedere, è più in alto rispetto alle altre. Prima uccidiamo quest'ombra ed ecco la porta rossa. Abbiamo trovato un forziere che contiene... Chi c'è? Ah, Ryuji. Sumire mai, poverina. Un vestito dorato. Niente di eccezionale. E abbiamo trovato un rampino che ci porta qua sopra. E qua sopra dove finiremo? In questo condotto di ventilazione. Tadan! Scusami, eri lì, dovevo attaccarti. Bene, da questa stanza, oltre ad aver trovato due nemici, possiamo sbloccare questa porta. Ottimo. E avanzare da quest'altra, che finalmente ci permetterà di arrivare... Dove sei? Eccoti qua. Che cattiveria, Joker. Ci permetterà di arrivare esattamente qui, al suo secondo seme della bramosia. Ping. Belli. Interessante. Che tra l'altro, se non fosse che gli oggetti che abbiamo dato ai nostri compagni, ovvero il teschio di cristallo che aumenta tutte le statistiche di 6, e l'oliarco tra l'altro le aumenta di 7, ma vabbè, evita gli attacchi fisici, è inferiore a evita gli attacchi magici. Ad esempio, persone come, non lo so, Haru o Makoto, i tentacoli sarebbero comunque un'ottima opzione da dare, ma preferisco di no. Preferisco che loro abbiano le statistiche aumentate. Ed ecco qui il portone che prima non abbiamo provato. Blocco di sicurezza attivo, rispondere alla seguente domanda di autentificazione. Qual era l'elemento mancante che ha causato l'interruzione della ricerca della scienza psicognitiva? La dimostrazione o la sostenibilità? L'attendibilità. È giusto? In realtà erano più o meno tutte uguali, ma non so effettivamente quale di quella, ecco appunto, fosse quella corretta. Risposta errata, dispositivo di blocco attivato. Sembra che non fosse quella giusta, Joker, riproviamo. La dimostrazione? Ecco, vabbè. È giusto, era la mia prima scelta, ma poi ho detto forse no. Sì, si è aperta. Muoviamoci, Joker. Oh, andiamo. La prossima domanda qual è? Sarà qual è lo spuntino preferito di Marucchi o qualcosa del genere? Quella la so, Akechi. Quella la so. A Marucchi piacciono gli snack. Porca troia, se gli piacciono a Marucchi gli snack. Aspetta, siamo dove penso? No, non ancora. Non ancora, perlomeno. Vabbè. Che cambiamento di... Che cambio di ambiente. Dove ci troviamo adesso? Questa è la sala degli esami psichiatrici. Conduciamo test psicologici per offrire ai pazienti la loro realtà ideale. Se siete interessati, seguite il corridoio e attraversate la porta per accedere al pannello informativo. Va bene, ci vado. Una sala esami. Come una sala per esami clinici. Forse, che posto bizzarro. Qui le ombre non ci attaccano, non vogliono fermarci. Non sembrano ostili, stranamente. Inoltre sono curioso di vedere cosa prevede questo esame. Forse, Joker, possiamo parlare con le ombre per ottenere qualche informazione utile. Proviamoci allora. Suppongo siate i ladri fantasma. Normalmente catturo tutti gli intrusi, ma quest'area è aperta a chiunque desideri entrare. Farò in modo che entriate nella sala esami se lo desideriate. Permettono a degli intrusi di continuare, che strano. Devono avere molta fiducia nell'esame, comunque dovrebbe andare tutto a nostro vantaggio. Faremo in modo che sia così. Quindi cosa scegliete? In base alla vostra risposta dovremo agire di conseguenza. Dove va quella gente? Vedo che la nostra struttura vi incuriosisce. Molto bene. Questa è la lobby della stanza dell'esame psicologico, dove stabiliamo se i pazienti sono mentalmente sani. Individuiamo nel cuore dei pazienti potenziali problemi che loro stessi potrebbero non conoscere. Ed esattamente cosa includono questi esami? Dopo quel corridoio c'è la sala delle visite speciali. Lì ogni paziente risponde a 3 semplici domande.
Toccate il pannello informativo per iniziare la procedura. Ascoltate le domande e scegliete l'ascensore che corrisponde alla risposta. Non tornate al piano inferiore, fino al termine dell'esame, per favore. Ciao, io vado. Anche io me ne vado, ciao. Il trattamento sarà consigliato in base alle singole diagnosi. Come ogni altra fase del processo, la terapia è stata studiata pensando al paziente. Non vi preoccupate, se al termine dell'esame non troverete alcuna anomalia, riceverete un piccolo regalo. Per la vostra felicità vi chiediamo di rispondere in maniera sincera. Ottimo, otterremo un regalo. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è scegliere la risposta che riteniamo corretta, sebbene non abbia tanta voglia di scoprire cosa intendano con trattamento. Esaminare il cuore di una persona, scoprire i dolori e i rimpianti, distorcere la cognizione. È quello che fa il dottor Marucchi nella vita reale, sotto forma di palazzo. Quindi, se commetteremo un errore, modificheranno la nostra cognizione. Quello succede solo nel mondo reale, qui incasinano la testa delle persone in altri modi, credo. Tipo, li collegano a uno strano aggeggio e bzzz. Ehi, non spaventarmi così. Beh, qualunque sia la terapia, so per certo che non voglio sottoporci a essa. Stare qui a cercare di immaginarla è inutile. Facciamo questo esame e vediamo come va a finire. Ok, anche se effettivamente non mi ricordo quali siano tutte le risposte esatte. Andiamo a fare questo esame, forza. Vediamo cosa dice il pannello. Quel receptionist ci ha detto che dobbiamo cominciare dal pannello informativo. Ah, è quello. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Ciao pazienti, ecco la prima domanda. Un giorno a scuola un vostro amico viene portato via da delle persone poco raccomandabili. Volete aiutare il vostro amico? Ma affrontandole da soli e perdendo probabilmente vi fareste male. Andando a chiamare un insegnante non correreste alcun rischio. Ma se faceste troppo tardi potrebbe succedere qualcosa di brutto al vostro amico. Cosa fareste in questa situazione? A. Andate dal vostro amico. B. Andate a cercare aiuto. Una volta presa la decisione, prendete l'ascensore corrispondente. Grazie. Non ci sono risposte sbagliate, però... Sì, ma questo è un esame medico, non scolastico. Cercano di capire se sono necessarie delle terapie. Quindi dovremmo puntare alle risposte che sceglierebbe il dottor Marucchi? Quindi dobbiamo cercare di immaginare cosa farebbe il dottor Marucchi. Oh, sarà difficile. In questo momento è difficile essere sicuri di qualunque cosa. Perché non chiediamo a qualcuno di questi pazienti? Sono solo creature cognitive, ma devono affrontare l'esame esattamente come noi. Forse possono aiutarci a capire qual è la risposta giusta. Sono d'accordo con Mona. Inoltre, se fallissimo, almeno potremmo dire di averci provato. Non sono contrario all'idea di farci strada con la forza, ma... rifiutando il loro regime terapeutico, qualunque esso sia, dubito che resteranno a guardare. In breve, state pronti se le cose dovessero mettersi male. Bene, proviamo a chiedere a questo studente. Siete vestiti in modo troppo appariscente. Non si direbbe che siete qui per un esame. Hai scelto una risposta tu? Assolutamente ah. Se a qualcuno serve un mio aiuto, faccio quel che c'è bisogno da fare. Perché non hai nemmeno esitato? Le mie ragioni. Oh, beh, di solito non lo confiderei a uno sconosciuto, ma mi sono già trovato in questa situazione. La differenza è che all'epoca ho finto di non accorgermi di niente. Mi sono fatto dominare dalla paura. Davvero patetico, eh? Me ne pento fin da allora. Così ho deciso che d'ora in poi aiuterò la gente in difficoltà, costi quel che costi. Sì, roba del genere può farti stare davvero male. Anche se alla fine dovesse ferirti, la scelta migliore è quella di cui non dovrei pentirti in futuro. Per me la risposta giusta è A. Grazie. Sì, è il ragionamento che ho fatto. Io vado avanti, ci vediamo. Ale! Mentre quest'altra persona cosa sceglie? No. Ehi, hai un secondo? Oh, sì, come posso aiutarvi? Quale risposta sceglierai? Scelgo la B. È un po' imbarazzante, ma non sono un tipo che aiuta gli altri. Anzi, sono io che ha bisogno di aiuto. Non ho il coraggio di affrontare nessuno. Dunque, tu sei il tipo che ha chiesto aiuto. Cioè, non c'è nulla di male, ma non ti capita di pensare voglio aiutarli? Certo che sì, ma anche se avessi il coraggio di intervenire, potrei non essere in grado di aiutare. In tal caso, credo sia meglio farsi aiutare dagli altri, così si hanno più chance di successo. Quindi è il tuo rispetto per gli altri che ti ha fatto scegliere B. Bene, grazie per il tuo tempo. Non c'è di che. Vado, ciao. In realtà, come avete appena potuto vedere, non ci sono risposte sbagliate o giuste. Adesso conosciamo entrambe le versioni.
Ma nessuna è completamente sbagliata, giusta? Forse ho capito. Quello che conta è capire quale considera errata il dottor Maruki. Perché non ci fermiamo da qualche parte a riflettere sulla nostra risposta? Il posto dove riflettere è questa stanzina vuota. Che ne dici di quella stanza vuota lì? In realtà io potrei benissimo andare e dirvi quale risposta è quella giusta. Però, per amor di causa, facciamolo. Forza, cerchiamo una soluzione. Da quel che ho capito, qui dentro testano lo stato mentale dei pazienti con un questionario. Se qualcosa non va, si è costretti subito al trattamento. Non so cosa sia, ma credo dovremmo evitarlo. Quindi, se il dottor Maruki pensa che stiamo bene, eviteremo il trattamento. Molto probabilmente. Sarà dura, ma dovremmo metterci nei panni del dottor Maruki e rispondere come farebbe lui. Mi spiace, Joker, io faccio schifo in questa roba. Il questionario è tutto tuo, amico. Ok, pensiamo a come gestire la prima domanda. Cosa dobbiamo fare, Joker? Scegliamo la risposta. Ok, cerchiamo di elaborare una risposta in base a quello che abbiamo sentito. Dobbiamo cercare di capire il modo di ragionare di Maruki. Rischiare per aiutare un amico o prendersi del tempo per trovare aiuto affidabile. Stabilire la scelta sbagliata è alquanto difficile. E nessuna delle due garantisce la salvezza del tuo amico, se ci pensi. Nessuna delle due sembra migliore dell'altra se si tratta di aiutare un tuo amico. Che vuoi dire? Il tuo amico potrebbe farsi male a prescindere dalla scelta, quindi non è questo il fattore decisivo. Il problema è che potresti farti male tu, è su questo che dobbiamo basare la nostra decisione. Fantastico, Joker, puoi farcela! Immagino abbia smesso di pensarci, ma dovremmo avere informazioni a sufficienza per una scelta informata. Ok, tocca a te, Joker. Vuoi parlare di qualcos'altro? Finiamola qui. Beh, credo che abbiamo finito. Dobbiamo scegliere come sceglierebbe Maruki, e allora scegliamo la B. Vuoi prendere l'ascensore B? Esatto. Oh, ma guarda, non sono state riscontrate anomalie nella risposta. Continuate nella prossima stanza. Oh, perfetto, ce l'ho fatta. Oh, anche tu qui, eh? Lo chiamo un esame, ma non stiamo facendo altro che camminare lungo un percorso. Per il momento va tutto bene, forse era davvero la risposta giusta. Quindi è meglio non farsi coinvolgere invece di dare una mano. Non mi convince. Forse significa che Maruki crede che sia meglio trovare un modo per non farsi male. Bello incontrarti qui. Ecco, tieni. Li hanno dati a tutti, ma io ne ho ricevuti troppi. Grazie. Sembra che dobbiamo ancora finire l'esame, con permesso. Grazie. Gente, continuiamo così. Mentre possiamo vedere che se fossimo andati nell'altro ascensore ci aspettava un nemico. Quindi per ora continuiamo. Oh, ma guarda, ora ci sono tre risposte. Ce l'abbiamo fatta. Sembra però che la seconda domanda abbia tre possibili risposte. Scopriamo con che cosa abbiamo a che fare questa volta. E allora, vediamo subito. È bello rivederti, ecco la seconda domanda. Desiderate ardentemente che un vostro sogno si avveri? Avete lavorato duro per questo, ma i risultati non arrivano. Ciò vi causa profonda sofferenza, ma se vi arrendete il vostro duro lavoro andrebbe sprecato. Cosa fareste in questa situazione? A. Continuate così. B. Ce la mettete tutta. C. Lasciate stare e trovate un nuovo sogno. Pensando alla risposta siete onesti con i vostri sentimenti, grazie. Non ne sappiamo abbastanza per decidere, dobbiamo raccogliere informazioni. Ok, facciamo un giro e parliamo con questi tizi come l'ultima volta. Questo è una situazione del cazzo, permettetemi la parola, ma veramente è come dire Yusuke non riusciva veramente a decidersi su cosa disegnare e allora decidere di fare il giardiniere. Cioè, è sbagliato, piuttosto uno ce la mette tutta o continua così, e come faccio io? Io continuo a fare così su YouTube perché mi piace. Ehi, tu? Scusami? Ecco. Cosa vuoi? Hai deciso tu? Questo? Ah, ha importanza. Scommetto che non fa alcuna differenza. Beh, dovendo scegliere direi sì, lascia stare e trovo un nuovo sogno. Insomma, le altre mi si addicono ancora meno rispetto a quella. Cosa vuoi dire? Non vuoi realizzare i tuoi sogni? Ehi, un attimo, come quelli che hanno dei sogni ambiziosi. D'altronde, provarci non porta a nulla. Perché logorarsi seguendo un sogno? È molto più semplice scegliere qualcosa di più realistico. Io ritengo che inseguire qualcosa sia una cosa meravigliosa. Punti di vista diversi, immagino.
Probabilmente sì. Mi sono stufato di fare cose del genere, perciò ho smesso e basta. Se avessi un sogno davvero importante, forse sarebbe diverso, ma non ce l'ho. Fallire dopo aver dato tutto è la cosa peggiore del mondo. Si riduce tutto a questo, no? Quindi evita dei sogni che potrebbero non realizzarsi perché così è più facile. Non è il consiglio peggiore, eppure... Eppure è triste. Non prendete l'ascensore, allora io vado, ciao. Oh beh, tu invece che cosa scegli? Wow, che sballo di look! Siete cosplayer per caso? Ci avrete messo una vita per preparare i costumi? Davvero pazzesco, ma perché qualche volta non venite in streaming con me, eh? Che ne dite? Ma dove viene questo tizio? È così insistente! Dimmi la tua risposta e basta, per favore. Allora farò proprio così. Dunque, so che la risposta non piacerà a tutti, ma io sceglierò B, fai qualsiasi cosa. Ho iniziato a fare streaming per diventare ricco. Sto zitto. Visto il successo del settore, se le cose andranno bene, finirò per navigare nell'oro, capite? Quindi lo fai per il denaro? Ma non è stato semplice come pensavo. Postavo video ogni giorno, ma le visualizzazioni restavano a terra. Ma poi ho trovato una vera e propria miniera d'oro. C'era un video di questo tizio che criticava di brutto una celebrità, una roba proprio spietata. E le sue visualizzazioni erano alle stelle. E allora ho capito cosa avrei dovuto fare. Da allora mi sono messo a postare solo video simili e guarda un po', boom di visualizzazioni. Ah, quindi dice che le cose offensive sono solo per attirare l'attenzione? Quindi, riassumendo, getti fango sugli altri per guadagnare soldi, dico bene. Ci hai preso! Gli hater me ne dicono di tutti i colori nei commenti, addirittura mi gridano contro per strada. Ma io non sto facendo nulla di illegale, anzi, sarei potuto finire molto peggio. Ho lasciato il lavoro per via dello stress, ma sono diventato un peso per i miei genitori. Come streamer di successo guadagno abbastanza per vivere e ripagare i miei, no? No? Non so cosa pensare, diffondi negatività, ma non soltanto per il tuo guadagno personale. Ah, state maturando un certo interesse per me, eh? Magari potremmo collaborare. Sì, sì, va bene, vai e basta. Iscrivetevi al mio canale, ok? Questo tipo. Sì, ci iscriveremo al tuo canale. Tu invece che cosa scegli? Posso aiutarla? Mi piacerebbe sentire la tua opinione. La gente qui è molto loquace. No, che mi dispiace, ovviamente. Riguardo alla domanda, penso che sceglierò A, continua così. Significa che hai già un sogno. Beh, diciamo di sì, non credo tu abbia voglia di ascoltare tutto. Però ascolteremo tutto. Sono una musicista, ma sono ancora a un livello in cui posso solo suonare per strada. Lavoro part time per permettermi le lezioni, mentre nel tempo libero registro demo e mi esercito. Ogni volta che compongo qualcosa che mi piace, lo invio in giro sperando che in qualche audizione. Cioè, nonostante non sto ottenendo un bel niente. Forse davvero non sono tagliata per la musica. Ma dare il massimo per raggiungere i propri sogni e salutare. Hai ragione, scusa, sono stata un po' severa con me stessa prima. Quando torno a casa dal lavoro e mi stendo a letto tutta sola, mi assalgono le preoccupazioni. E quando le cose vanno male inizio ad abbattermi e mi chiedo quanto a lungo resisterò. Ma non posso fare altro che avere fiducia nelle mie capacità. Amo la musica e non intendo mollare. Grazie davvero, spero che ci riuscirai molto presto. Grazie, ci vediamo. Ah, non ci credo che l'ho appena ammesso davanti a dei completi sconosciuti. Eppure l'hai fatto, brava Shura. Direi che abbiamo un quadro della situazione. Ora conviene ridiscutere da qualche parte. E se invece scegliessimo già la risposta? Ad esempio, la risposta C? Vuoi prendere l'ascensore C? Sì. Pam pam. Parapara pam pam pam. Ah, ma guarda, nessuna ombra. Non sono state riscontrate anomalie nella risposta. Continuate nella prossima stanza. Forse avevamo ragione, ma non so cosa pensare. Ehi, ciao di nuovo. Oh, anche voi, eh? Non ha senso prendere queste cose troppo sul serio, giusto? Non è come credi, volevamo solo evitare la risposta sbagliata. Che significa risposta sbagliata? Non ci sono risposte sbagliate qui. Non ci pensate troppo. Sembra che questi qui sappiano il fatto loro. Oh, aspetta, lascia che ti dia questo prima di andare. Grazie. Me l'hanno offerto un secondo fa, ma non mi serve. Ok,
Ci si vede in giro, cosplayer. Il dottor Maruki pensa che le persone debbano rinunciare ai propri sogni. Per essere precisi, pensa che le persone non debbano soffrire per concretizzare i propri sogni. Qualcosa del genere. L'esame è studiato per filtrare le persone portate ad agire in questo modo. Comunque, contemplare le domande a cui abbiamo già dato risposta è solo una perdita di tempo. Vero, però ti fa anche pensare... Wow, che pensiero strano. Sento il rumore di un forziere. 1, 2, 3, 4, caspita, abbiamo 5 opzioni stavolta. Merda, ho il cervello fuso. Perché non prendiamo un ascensore a caso e la facciamo finita? Capisco come ti senti, ma non possiamo arrenderci senza aver provato. Dai, vediamo qual è la domanda. Sento il rumore di un forziere. Vediamo qual è la prossima domanda. Rieccovi nuovamente, passiamo alla terza domanda. Avete ottenuto il potere di rubare i cuori? Questa domanda è già molto molto precisa. Pensieri, emozioni, informazioni. Potete rubare tutto questo a chiunque, in ogni parte del mondo. Non solo, potete usare questo potere senza mai rischiare di essere scoperti. In questo scenario, quale opzione è più vicina al vostro pensiero? A. Rubare qualcosa di valore. B. Non rubare nulla. C. Rubare il mio cuore per guarire. D. Rubare il cuore ai cattivi per una società migliore. E rubare il cuore a chi amiamo. Seguite la solita procedura per rispondere alla domanda. Grazie. Ma che questa domanda ci riguarda? Beh, è ovvio che è la D. Muoviamoci. Cerca di usare il cervello. Non stai nemmeno provando. Dunque, le condizioni sono che non verremo scoperti e che possiamo usare questa abilità in un solo modo. E ricordiamocene mentre valutiamo la risposta. Sembra che tu abbia una testa. Sempre che tu. Ehi, non prendetela con Mona. Sì, grazie, ma non credo di essere oggetto degli insulti. Poverino Ryuji. Allora, prima però saliamo qui. Dov'è? Dove sei? Lì tra l'altro c'è una ventola di ventilazione. Ecco fatto, vediamo dove ci porta. Oh, ma guarda, c'è una sala computer qui. Questo posto. Guardate, fuori dalla finestra. Qui è dove conduce l'ascensore, giusto? La chiamano sala esami. Potrebbero monitorare molto bene lo stato psicologico di ogni paziente nella stanza. Quindi potrebbero averci osservato per tutto questo tempo. È inquietante. Inquietante è la parola giusta. Vorrei che ci fosse un modo per approfittarne. Magari c'è. Dispositivo di controllo. Possiamo rigliare qualche conversazione. Non sono mai andata d'accordo con mio marito, in realtà lo odiavo. Ma di recente ho pensato, forse è stata tutta colpa mia. Ora invece detesto me stessa e l'odio cresce di giorno in giorno. Allora è per questo che volevi rubarti il tuo stesso cuore. Bene, non preoccuparti, questo trattamento ti renderà immediatamente felice. Maledizione, l'hanno sottoposta subito alla terapia. Aveva risposto C, rubare il mio cuore per guarire. In questo posto ammettere di avere un problema equivale a chiedere di sottoporsi alla terapia. Vero? Vero. Quindi la C è da escludere. Vediamo dove conduce questa scala. Ha un'altra sala esami? Questa è quella di colore giallo. Ehi, guardate, un'ombra. Significa che quella gialla è la risposta sbagliata. Ho sempre avuto successo con gli uomini. Non ho mai faticato a trovare un fidanzato. Ma la persona che ho sempre amato non mi è mai degnata di uno sguardo. Poi un giorno l'ho visto con una ragazza. Quindi ho pensato, se solo potessi rubargli il cuore. Capisco, deve essere stato molto difficile per te comunque. Nella realtà ideale ogni singola persona è felice, l'egocentrismo non è contemplato. La felicità ottenuta privando il prossimo della propria non è vera felicità, ma anche tu sarai felice. Dubito che sia la risposta giusta. Aveva risposto E, rubare il cuore di chi amo. La felicità ottenuta privando il prossimo della propria non è vera felicità. Non ho idea di cosa intenda. Allora, io sì, è molto facile, Ann. In sostanza sta dicendo, se tu rubi il fidanzato a qualcuno non potrai mai esserne veramente felice. Il problema è che appunto se lei per il suo essere felice deve stare con questa persona, vorrà dire per forza che dovrà rubare il fidanzato a quella persona. Ma siccome rubandolo non porterebbe a nulla di buono, l'unica soluzione è che queste tre persone si mettano tutte e tre assieme. Quindi abbiamo capito che queste due sono sbagliate. Proviamo a sentire questa ragazza che è proprio davanti alla risposta che io, ladro fantasma, sceglierei. Ehi, sembri proprio teso. Anche tu sei qui per diventare felice. Ottima intuizione. Cioè, tutti vogliamo essere felici, giusto? Lo so. Hai deciso la tua risposta?
Suppongo che, dopo averci riflettuto, sceglierei quella che mi garantisce più soldi. So che rubare non è una bella cosa, ma non si può mica vivere senza soldi, no? Lavoro nell'abbigliamento al dettaglio, il mio sogno è aprire una boutique tutta mia. E non è qualcosa che si possa fare gratis, ne sono sicura. Perciò sceglieresti A, rubare qualcosa di valore. Lo farei se ne fossi effettivamente capace, se nessuno lo venisse a scoprire. Ma voglio dire, è assolutamente impossibile. Però mi piace fantasticare su certe cose, sapete? Perciò vorrebbe finanziare il suo sogno solo se non ci fossero rischi. Credo che dovremmo considerare quale sarebbe la risposta del dottor Maruki. Non questa. Volevo dirvi una cosa, riguardo i vostri abiti, come posso esprimermi? I vestiti sono essenziali per la prima impressione, credo che dovreste lavorarci di più. Parla lei, che è vestita come tutti quanti gli altri, brava signorina. Tu invece che cosa sceglierai? Ciao, siete qui anche voi per l'esame? Sì, stiamo chiedendo un po' a tutti come intendono rispondere alle domande. Lei ha deciso? In effetti, sì, scelgo la B, non rubare nulla. Hai rubato qualcosa? Ho una moglie e una figlia. Non siamo esattamente benestanti, questo è certo, ma siamo comunque felici così. Se desideriamo troppo, finirei per rimetterci qualcosa. E io non farei mai nulla che possa danneggiare la mia famiglia. Deve tenere molto a loro. Forse solo codardia. Spiegherebbe perché non ho ancora ottenuto alcuna promozione. Ma la famiglia è importante, certo, ma non vorrebbe, che ne so, fare grandi cose nella sua vita. Forse quando ero piccolo, ma anche allora non desideravo poi molto. Ho la mia famiglia e tanto mi basta. Perciò ama la sua famiglia e non desidera altro nella sua vita. Non fa del male a nessuno e soprattutto non ci sono particolari rischi o pericoli. Se quelli sono gli elementi determinanti, questo tizio sembra a posto. Ma cosa ne penserà Maruki? Ora vado. Spero che vi metterete d'accordo per la risposta. Beh certo, questa è una decisione tranquilla. Non è molto, ma abbiamo comunque raccolto qualche informazione. Forse dovremmo discutere su come pensiamo che il dottor Maruki reagirà a ogni risposta. E se io invece vi dicessi che la risposta più giusta è proprio quella che faremmo noi? Vuoi prendere l'ascensore D? Sì, rubare il cuore ai cattivi. Un'ombra? Che ci siamo sbagliati? Non sono state riscontrate anomalie nella risposta, esame completato. Abbiamo appurato che il vostro cuore è integro, continuate al piano superiore. Godetevi la nuova realtà libera da conflitti e preoccupazioni. Ecco a voi un premio, tieni. Congratulazioni, avete completato l'esame. Siamo stati avvisati dalla reception. Nessuna anomalia nei risultati, i vostri cuori sono felici e appagati. Benvenuti nella vostra nuova vita. A quanto pare siamo passati senza che trovassimo anomalie. Che sollievo. Ma cosa intende completato? Non si sono nemmeno accorti che abbiamo scelto le risposte che volevano. Chiudi il becco, Skull. Come dono di benvenuto permettetemi di curare i vostri dolori. Prego, accettate un piccolo dono di gratitudine per aver partecipato. Ah, è questo il dono? Ah, ecco, catena di perline. Ora continuate verso il paradiso, oltre quel cancello. Ehi, scompaio. Ottimo, è andata piuttosto bene. Continuiamo così. Ed ecco qua il forziere. Ma che? Stanno passando attraverso quello strano muro. Che roba è? Wow, com'è futuristico. Beh, se avessimo fallito l'esame psicologico, saremmo stati sottoposti alla terapia. Immagino che ci abbiano mandati qui perché le nostre risposte erano soddisfacenti. Entriamo allora. Ok, ma fa attenzione. No. Aia. Rilevato tracciato anomalo in onde cerebrali. Accesso negato. Per ulteriori istruzioni rivolgersi alla sala di supporto. Cosa? Chi ha chiamato anomalo? Abbiamo superato il tuo stupido esame del cavolo. Tuttavia, non avete risposto con onestà. Dato che siamo qui per fermare Maruki, ci considerano di certo anomali. Ma questo significa che qui non si passa proprio. Ah, maledizione, troverò un modo per passare, anche a costo della vita. Vai, Skull, sfondalo. Ah beh, c'è sempre questa... C'è sempre un tubo comodo per passare, come al solito. Oh, ma guarda un po'. Che succede a questi ragazzi? Oh, guardate che marchingegni assurdi hanno addosso.
Beh, siamo arrivati qui, nella sala visite, quindi, seguendo la logica, questa deve essere la sala di supporto e quelle persone sono... È questo che sarebbe il trattamento! Non si direbbe proprio! Non pensarci troppo. Sono tutte creature cognitive. Andiamo avanti. Quindi ora potremo passare? Secondo me no. Ovviamente.